Bene, ed eccoci qui nel nostro spazio, la nostra rubrica del Memento che questa sera, Ermanno, dedichiamo alle valute digitali, perché ci sono delle novità che stanno entrando, come dire, nell'attualità di questi giorni e noi abbiamo parlato altre volte di valute digitali, i famosi bitcoin e tutte le altre criptovalute, ma ora sono gli stati, sono le banche centrali degli stati che stanno, come dire, emettendo valuta digitale, quindi una valuta che non è più concreta, ma che è diventata sostanzialmente a tutti gli effetti virtuale o che sta diventando virtuale. Sì, in effetti la strada ormai era percorsa e poi anticipata anche dalle carte di credito. Non avevi più il denaro contante, le carte di credito ti consentivano comunque di pagare. Ed è stato un business per le banche, poi se avremo tempo ne parleremo, e il contante è diminuito sempre di più. Poi c'è l'alibi della mafia che se hai contante può gestire meglio i suoi affari piuttosto che altre motivazioni, ma sta di fatto che il denaro diventa sempre più virtuale, sempre più un simbolo astratto, dove io avvicino una carta di credito a una fonte elettronica e posso pagare tranquillamente le cifre per cui la mia carta di credito mi consente, che corrisponde poi al mio conto corrente di quella banca, su cui la banca poi chiede naturalmente un interesse sull'operazione che sta facendo. Però con i bitcoin è stata l'apertura del digitale, dell'intelligenza artificiale, chiamiamola così, su quello che è il giro del denaro. È stato collaudato questo sistema e questo sistema ha funzionato anche molto bene. Naturalmente pochi si sono domandati quanto effettivamente il bitcoin valeva, e quali erano i motivi per cui cresceva continuamente oppure calava, perché non c'è una borsa, non esiste un punto di riferimento, non si conosce nemmeno il proprietario, non si conosce nulla, però la gente, guarda caso, sta investendo e ci si domanda se attraverso quei canali passano anche i famosi, diciamo, bitcoin della mafia piuttosto che grandi affari che magari a noi sfuggono, per esempio i finanziamenti di guerra. Quanto vale un bitcoin? Ecco, questo è il punto, ma quanto vale il denaro? Quanto vale la moneta? Questo è uno delle quesiti che affronteremo questa sera, ma soprattutto lo affronteremo perché anche l'euro è diventato sostanzialmente una moneta virtuale. Quindi nel prossimo futuro affronteremo questo problema e naturalmente la gente, i nostri telespettatori certamente non sono preparati, né mi sembra che nessuno voglia preparare, diciamo, il pubblico che usa il denaro tutto il giorno a capire cosa effettivamente sta succedendo. E in questo caso noi abbiamo due ospiti che ci aiuteranno a capire meglio cosa sarà il futuro dell'euro digitale, ma anche perché già la Cina da qualche mese sta praticando il renminbi, lo yuan virtuale, e sembra che gli esperimenti siano abbastanza interessanti, soprattutto per riuscire a controllare in tempo reale tutto, cioè il commercio, quanto si compra, quanto si vende, chi fa qui che cosa, quindi diventa una sorta di controllo e una trasparenza che a volte il commercio invece, diciamo, non viene agevolato in questo senso, perché se io conosco i clienti dell'altro posso anche giovarmene in qualche maniera. Ecco, questi sono i quesiti che presentiamo questa sera. Certo, io presento gli ospiti che abbiamo con noi e che ringrazio per essere in studio. Saluto il dottor Massimo Cavallari, buonasera dottor Cavallari. Buonasera. E grazie per essere con noi, è un commercialista, è un
consulente dell'ADUSBEF, l'Associazione Difesa Utenti, Servizi Bancari e Finanziari. E saluto in studio il dottor Dario Darè, buonasera. Buonasera. E grazie buonasera. Anche a lei di essere qua, è direttore del Digital Learning all'Università di Padova. Hermano, due competenze diverse ma che si intersecano in quella che è la tematica di questa sera, c'è una parte digitale e la parte finanziaria alla fine. E come giustamente dicevi tu nella presentazione, c'è questa evanescenza del denaro, il denaro che è cambiato nel corso degli anni. Siamo partiti, possiamo dire così, dalle monete d'oro piuttosto che d'argento o dalle banconote dell'impero cinese ai tempi di Marco Polo e si arriva oggi che il denaro è semplicemente un numero e un'idea, come si potrebbe dire. Ma diciamo che il denaro comunque è un atto di fede, è una convenzione. Siccome l'oro, secondo l'uso e la cultura di sempre, era il metallo più desiderato, quindi si corrispondeva il desiderio al valore del metallo e quindi al valore della moneta. Ma naturalmente questa situazione si è evoluta poi con Gengis Khan, che è quello che fonda la base aurea. Gengis Khan ordina a tutta la Cina di portare tutto il denaro da lui e lui darà dei pezzi di carta che corrisponderanno in percentuale al valore che lui ha accumulato. Una delle testimonianze ce l'abbiamo con Marco Polo, che arriva a Venezia e col Doge fa vedere che ormai l'oro non serve più, basta la carta. Peraltro il Doge manco sapeva cosa fosse la carta, la prende in mano, la strofina, dice: ma cos'è, non contiene, che tipo di valore può avere questa cosa qua? E poi la rompe, no? E fa un piccolo strappo, dice: si rompe anche, non ha nessuna resistenza, si avvicina alla candela e la brucia. E Marco Polo dice: lei ha affondato una nave, tant'era il valore di questa carta moneta. Noi non conoscevamo nemmeno cosa fosse la carta, perché attraverso Marco Polo naturalmente la carta è arrivata e noi poi abbiamo cominciato a imparare dai cinesi la stampa e tutto il resto. Loro stampavano, all'epoca di Marco Polo, stampavano carta moneta con la base aurea. E noi abbiamo imparato anche questo. Oggi però la base aurea non c'è più da 50 anni e soprattutto c'è un fattore che adesso non esiste neanche più la moneta e neanche la, non lo so adesso come riusciranno a commerciare. E in questo senso chiederei di iniziare questa argomentazione a Cavallari. Eccomi. Per quello che abbiamo visto fino adesso, negli ultimi anni, abbiamo visto girare nel mercato criptovalute che sono dei codici crittografici basati appunto sulla crittografia e che basano le loro fondamenta sulla fiducia nella loro convertibilità al valore di mercato. Diciamo che quello che abbiamo detto prima si assomiglia molto, nel senso che in realtà noi abbiamo solamente la fiducia che questo strumento, che sia una valuta con corso legale o che sia un pezzo d'oro, un lingottino d'oro, è la fiducia nella possibilità che possa essere scambiato in ogni momento ad un prezzo più o meno prevedibile e che quindi possa essere speso, di fatto un sistema di pagamento. Noi possiamo quindi vedere questi tipi di strumenti come un mezzo di pagamento, ma in un contesto come quello odierno, in cui le valute, non dico neanche nazionali perché ormai sono continentali, si svalutano ad una velocità tra il 5 e il 10% all'anno, capisce bene che qualcuno incomincia anche a dire: beh, forse la criptovaluta non è poi così male. È vero che hanno delle oscillazioni molto forti, perché
hanno un market cap ridotto rispetto alla quantità di denaro che circola in tutto il mondo. Pensiamo che Bitcoin ha un market cap di 300 miliardi di dollari, però è poca cosa rispetto a tutto il resto che gira nel mondo. È ovviamente un mercato quindi un po' manipolabile, Bitcoin meno di tutti, le altre valute che promettono meraviglie hanno un market cap talmente piccolo che sono soggette ad oscillazioni altissime, basta che il Soros di turno ci investa un po' dei suoi soldi, schizza le stelle e poi crolla e quindi non può essere vista come una normale moneta di scambio, ma come un asset su cui speculare. Ecco. La moneta più stabile in questo momento è Bitcoin, ha delle caratteristiche intrinseche alla proof of work che permettono di avere una sicurezza determinata dalla quantità di nodi che verifica questa valuta, che valida questa valuta. Di fatto nasce come sistema di pagamento decentralizzato, senza quindi un padrone, un governatore della BCE o della Fed, come possiamo avere nel mondo qui occidentale normale, o della Cina dall'altra parte del mondo, quindi non è controllato da nessuno. Quindi in chi abbiamo fiducia? Nel mercato, nella semplice domanda e offerta. Non che fosse molto diverso il tempo dell'oro o che fosse molto diverso su una valuta locale di un piccolo Stato che magari ha la pretesa di avere la sua valuta nazionale e non si rende nemmeno conto che basta il Soros di turno per affondare un intero paese e la sua valuta. Non per niente abbiamo adottato l'euro per difenderci da questo. Sì, ma chi mi dà la garanzia che per esempio il Bitcoin corrisponde effettivamente a qualcuno, a qualcosa? Chi le dà la garanzia che l'euro che non c'è una banca, non c'è una società, non c'è nulla? Chi le dà la garanzia che l'euro che si è svalutato negli ultimi tempi del 20% possa comprare le stesse cose di prima? Non riesce a telefonare alla Lagarde per chiederglielo. È il mercato che lo determina. E il mercato, purtroppo, dobbiamo essere sinceri, è fortissimamente influenzato dai poteri, che possono essere poteri finanziari. BlackRock, la più grande banca di investimento del mondo, può affassare qualunque Stato senza problemi. È che bisogna vedere se ne ha un interesse reale, perché poi ci bisogna avere anche fiducia nel mercato. Se si mettono a distruggere stati in giro per il mondo in modo un po', diciamo, garibaldino, crolla la fiducia, non ne hanno più interesse nemmeno loro. Ecco che allora dobbiamo dirci: è il mercato che determina questa fiducia, non è, e la capacità, la forza di stati o di federazioni di stati come gli Stati Uniti, nel nostro caso un'Unione Europea, che dà con la sua capacità produttiva e con la sua capacità politica, tra virgolette, militare, l'autorità e l'autorevolezza per dire ci siamo noi dietro questa capacità finanziaria, c'è un potere economico e militare che garantisce con la sua autorità la stabilità della valuta, non la valuta in sé. E quindi diciamo che sempre le guerre sono le garanti della democrazia. L'oro e la guerra sono sempre andati a braccetto, e il potere pure. Poi. Va bene. Allora, Dario Dondare, una sua opinione su questa nuova valuta che dovremo confrontarci nei prossimi anni. Siamo pronti? La gente è sufficientemente informata o andrà così un po' pressa poco? E poi come si spiega agli studenti che cos'è questa valuta nuova e come trattarla? Esistono già dei testi di questo genere? Esistono già dei documenti dove la gente si può informare al di là di quella che è la rete poi? Parto dalla seconda domanda, perché proprio 2-3 anni fa è stata la prima volta che ho avuto occasione proprio di sentire parlare dell'euro digitale. E come ogni cosa digitale a me affascina, ovviamente, perché mi sono interessato per capire e la progettualità che c'era dietro all'emissione, diciamo, di una moneta europea pubblica digitale rappresenta, per quanto mi riguarda, una bella sfida anche proprio in un'ottica di integrazione fra culture e fra paesi. Perché se devo dire che
personalmente una delle situazioni e dei contesti più importanti e migliori che la Comunità Europea ci ha portato, e l'Europa, è proprio il fatto di avere una moneta unica. A prescindere da tutte le implicazioni economiche, ma io valuto quelle culturali, il fatto di poter girare tutti i paesi, quasi tutti i paesi dell'Europa 27 con la stessa moneta rappresenta un valore importante per tanti, ma soprattutto per i giovani, che i giovani che non hanno paradossalmente conosciuto la lira o la generazione Z o quella alfa, che non hanno più pallida idea di cosa siano queste monete da 100, da 50 o queste banconote gigantesche. Certo, siamo di fronte a un passaggio successivo. Stiamo, la moneta cartacea, la moneta, il coin, la moneta di metallo, sta scomparendo realmente. A me è capitato per la prima volta, adesso negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, diciamo, abbiamo ripreso a viaggiare. E per la prima volta, proprio la scorsa settimana, mi è capitato di fare un viaggio breve, 3 giorni, in Olanda, dove sono partito con 15 euro in tasca e sono tornato con quei 15 euro in tasca. Cioè in 3 giorni non ho usato nemmeno per prendere il caffè al distributore o l'acqua in bottiglia, usato le monete. Abbiamo usato tutti la carta di credito, ma nemmeno la carta di credito, il cellulare per pagare proprio con i vari sensori. Nel senso che il mondo è cambiato profondamente. Quindi i giovani lo interpretano, lo conoscono perfettamente questo mondo, per cui io ne vedo sicuramente gli effetti positivi di avere una valuta digitale, che poi per me significa controllo ovviamente in doppio senso. Si è controllati, ma contemporaneamente si ha anche il controllo del proprio portafoglio, cioè il fatto di sapere sempre in tempo reale praticamente quanti soldi ho speso questo mese in alimentazione, negozi alimentari, per abbigliamento, per lo svago, eccetera eccetera, ce l'ho preciso oramai. Questo può essere un modo anche per gestire al meglio quelle che sono anche la vita familiare. Chiaramente, se moltiplichiamo questa forma di controllo a tutto il contesto, stiamo parlando, entriamo in un altro ambito di controllo più capillare, più dettagliato, che non è più in mano, diciamo, agli stati. Io comunque, il fatto che ci possa essere una valuta digitale, diciamo, garantita dalla Banca Centrale Europea, la vedo come un miglioramento netto rispetto a tutto ciò che c'è in precedenza con i bancomat, con le carte di credito, dove tutto, diciamo, è in mano alle varie aziende private che ne detengono, e fra l'altro che producono anche tutta una serie di costi aggiuntivi che auspicabilmente, con una valuta garantita dalla Banca Centrale, spero che possano non esserci. Sì. Certo. Bene, allora, dato siamo partiti, diciamo, in quarta, e allora partiamo col contributo, così riusciamo ad anticipare un po' ai nostri telespettatori che cos'è il Bitcoin e come è nato. I progetti di valuta elettronica di Stato sono ormai ovunque, dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Australia allo Sri Lanka, alla Svizzera. Progetti che stanno ormai diventando realtà. In Cina lo yuan digitale è già operativo e porteranno il denaro a diventare virtuale, un software programmabile in grado di guidare, ma anche forse condizionare, le nostre scelte di cittadini. L'Unione Europea tra pochi giorni, nel silenzio assoluto, darà il via alla fase di test dell'euro digitale. Un fenomeno prevedibile, visto che già da alcuni anni, e in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008, si è assistito all'esplosione di strumenti di pagamento alternativi alle banconote, le famose criptovalute non emesse dalle banche centrali né da loro regolamentate, il cui valore varia in base alla domanda e all'offerta. Per ovviare a questo problema, le banche centrali dei vari paesi stanno per emettere le loro valute digitali da banca centrale, le Central Bank Digital Currency, introducendo così un nuovo sistema di pagamento inappellabile e destinato a diffondersi ovunque, un ulteriore impianto di tecnologia nelle nostre vite che ci porta a pensare che ormai siamo alla soglia dell'ultima umanità, siamo ancora delle persone o stiamo diventando
dei terminali. Del resto viviamo già interfacciati, grazie ai cellulari e ai nostri computer, alla grande macchina dell'intelligenza artificiale che ormai ci comanda. Avremo modo di difenderci, ci sarà una giustizia, un tribunale in rete, delle norme in grado di tutelarci, a chi potremo rivolgerci. E se dovessimo ribellarci, l'Unione Europea sembra abbia già messo le mani avanti promettendo di spegnere i social media in caso di disordini. Spegnerà dunque internet a chi non è d'accordo? Con l'euro digitale si amplificherà quel potere dunque di influenzare cosa si può comprare e cosa no, dove e quando poterlo fare, prelevare direttamente le tasse o le multe, anche azzerare la vostra stessa esistenza con un semplice clic. Lo abbiamo già visto che fine hanno fatto i camionisti antivaccinisti canadesi con i conti bancari bloccati. Quindi non solo obbligati all'uso delle banche e del denaro elettronico, ma ora anche censurati, e non solo quando sei un cattivo pagatore, ma anche quando non la pensi come loro. Si riuscirà a dire addio quindi completamente al contante? Difficile nel breve periodo, ma è sospetto che ci stiano conducendo a quella piattaforma che potrebbe diventare quella della nostra schiavitù definitiva. Ecco, allora, il Bitcoin, abbiamo detto che è un valore a cui bisogna credere, e adesso viene di moda anche la moneta garantita dagli stati. Ma se succede una guerra, come succede in questo momento in Ucraina, dove improvvisamente non c'è più la funzione della corrente elettrica, che cosa succede? Mi si spegne il telefonino e cosa faccio? Perché potrebbe essere un'arma questa, cioè lo stesso sistema diventa un'arma da rivolgere contro il proprio nemico. Prego. Non è che adesso sia molto diversa la situazione. Allo stato attuale voi vedete sempre che quando ci sono delle grandi crisi economico-finanziarie, quindi crisi di fiducia sulla tenuta del sistema monetario, del sistema addirittura bancario, come è successo una quindicina d'anni fa, c'è stata un'impennata del prezzo dell'oro. E allora si è assistito a delle cose veramente che si pensavano incredibili. In realtà c'era chi andava a Banco Metalli e si comprava tanti bei lingotti, oppure le famose sterline in oro, no? Perché? Perché comunque in un periodo estremo non vale più nulla. Alla fine della seconda guerra mondiale il marco tedesco non valeva nulla. E quindi se io dovessi trovarmi di fronte a un evento catastrofico, sì, è vero, nulla vale nulla. A quel punto cerco di rifugiarmi sul bene rifugio più spendibile possibile. Torniamo all'oro. L'oro, ai diamanti, si sono usati i diamanti perché erano poco ingombranti e quindi si poteva trasportare e nascosti con comodità. Le criptovalute si possono scambiare anche senza il collegamento alla rete internet, quindi anche fuori dalla rete internet. Certo, però il dispositivo elettronico deve essere almeno acceso, quindi almeno la carica della batteria del telefonino, almeno quella ci deve essere. Non è che sparisce il codice se il telefonino si spegne, il codice rimane, però poi per poterlo utilizzare, prima o poi questo telefonino o questa app la devi accendere, no? Io sto adesso pensando alla guerra in Israele e a Gaza. A Gaza non c'è più corrente, quindi la gente cos'è? Cioè, può succedere un bombardamento, può bloccare un'area molto grande, magari finalizzata proprio a colpire le centrali elettriche, così i bitcoin spariscono, gli euro spariscono, perché poi vai, come fai a pagare? Una volta si metteva un po' di soldi sotto il materasso per i serva, no? O sotto la mattonella, no? Si ricorda. Sì, sì, adesso, nei momenti di crisi, adesso, diciamo che più che adesso la banconota, nel momento di crisi non ho un corrispettivo di salvezza, visto la situazione che sta avanzando a livello bellico. Prego. Beh, se dovessimo arrivare a quegli estremi lì, l'unica cosa che funziona è il baratto, perché se devo mangiare domani mattina non è che posso mangiarmi un lingotto d'oro. Però voglio dire, l'oro è riconosciuto come sempre, anche questo in base alla domanda, alla funzione domanda-offerta, tanto quanto il bitcoin. Se trovo qualcuno che è disposto a scambiare il mio oro con del cibo,
ho risolto il problema, ma in una zona di guerra nemmeno quello a volte funziona, non funziona, devi uscire dalla zona di guerra per poterlo spendere, è la stessa cosa il Bitcoin. Diciamo che dipende tutto da come viene creato, tanto per cominciare l'idea della BCE è quella di creare una valuta digitale che sostituisca, affianchi il contante quale valuta pubblica, cioè valuta garantita dalla BCE. Per valuta pubblica intendono quella emessa dalla BCE, carta moneta, monetine. Quindi e questo quella, è l'euro digitale. Quella rimane? Sì, rimarranno tutte da quello che si verrà affiancata. Però stiamo parlando comunque di uno strumento che avrà una serie di limitazioni, soprattutto i primi anni. Cioè, io posso immaginare che si arriverà a poter usare un portafoglio di digital euro di massimo 2000 euro, tanto quanto è previsto per gli scambi singoli in valuta per l'antiriciclaggio. Sì. E quindi stiamo parlando di un esperimento in questo momento che deve affiancare con lo stesso concetto la carta moneta. Qual è l'aspetto più interessante della carta moneta? Che non ha un nome. Io la spendo in quanto è vera e quindi deve essere per legge accettata, riconosciuta e quindi scambiata. La stessa cosa è questo euro digitale, che teoricamente non dovrebbe avere un nome, non dovrebbe essere assegnato alla persona fisica Tizio anziché Caio, però in qualche modo tracciato su un ledger, tanto quanto le criptovalute, in modo da capire gli scambi che avvengono e capire se magari viene utilizzato in modo illecito. Certo, sarà interessante capire chi avrà la capacità di bloccare questo codice, perché attualmente i sequestri che si fanno di criptovalute, che ce ne sono stati, avvengono perché c'è un exchange che ha il codice assegnato sul suo wallet e quindi imposto da un'autorità l'exchange dice bene, blocco questo codice, non sapendo nemmeno di chi è, o perlomeno sa che è associato al suo cliente e quindi lo si viene a scoprire. Ma se questo codice è su un cold wallet, cioè su una chiavetta USB, non lo si può sapere di chi è questo codice, non lo si può sapere di chi quindi è. Quindi mancherebbe la trasparenza del... Ma adesso la valuta, tanto quanto la carta moneta, non c'è questa tracciabilità, è una delle caratteristiche che piace di più, per cui ancora funziona, cioè, o esiste la carta moneta, è proprio perché non c'è tutta questa tracciabilità, non vengono a sapere gli affari tuoi, insomma, tutti gli affari tuoi perlomeno, sotto i 2000 euro non lo vengono a sapere, questo è un po' il ragionamento. E si vuole offrire uno strumento da affiancare, da utilizzare allo stesso modo, con il vantaggio che essendo disintermediato, cioè direttamente della BCE, non è moneta privata, tanto quale quella che si scambia attraverso le banche, che sono intermediari finanziari, e teoricamente quindi non dovrebbe avere commissioni. Perché l'altro effetto interessante della carta moneta è che non perde valore ad ogni scambio, tanto quanto uno scambio che fai col banco ma con la carta di credito, che di fatto dopo 100 scambi non vale più niente, perché si è mangiato tutto in commissioni. Allora, una valuta emessa da un'autorità come la BCE, che viaggia indipendentemente dagli intermediari finanziari, quindi anche tra me e lei tramite un telefonino, senza bisogno che ci sia una banca in mezzo che dica se va bene. Ma allora le banche? Stiamo parlando infatti di un esperimento che dicono già subito, mettono le mani avanti sul paper della BCE, avrà valori limitati che io posso immaginare che sarà intorno ai famosi 2000 euro, almeno per quanto riguarda il limite per l'antiriciclaggio che vige in Italia, perché altrimenti si correrebbe il rischio di una fuga dagli intermediari finanziari e metterebbe in crisi gli intermediari finanziari. Mettere in crisi le banche significa togliere quel supporto di circolazione monetaria all'economia reale e, se vogliamo pensare male, togliere il supporto che questi intermediari finanziari danno allo Stato comprando titoli. Certo. Che se andassero venuti oggi con i tassi che ci sono varrebbero la metà. Dario Darè, allora le banche dovrebbero praticamente inventarsi un altro sistema
perché cambierebbe molto la presenza di questo, di questa nuova valuta, e la transazione avverrà direttamente con la banca centrale o avverrà anche tramite le banche? È da scoprire, penso sia tutto da scoprire, saranno probabilmente dei meccanismi che andranno collaudati e sperimentati, e quindi anche ci dovranno essere dei correttivi, io spero sempre che cerchino di favorire quello che è il cittadino e quelli che sono gli interessi del cittadino, perché questo dovrebbe essere lo scopo dello Stato e dell'Europa stessa. Però è tutto un contesto ancora in via assoluta di evoluzione. Però tornando anche a una domanda, stavo riflettendo in questo momento io in tasca non ho contanti, però in questo momento penso di avere almeno 4 o 5 carte bancomat, carta di credito, ma soprattutto io pago sempre ed esclusivamente col telefonino oramai. Anche c'è un cambiamento culturale in atto che è veramente profondo, e i giovani lo incarnano. Per quanto mi riguarda, un esperimento come questo viene effettivamente in aiuto, appunto, bollato da un'autorità centrale certificata, pubblica. Lo vedo assolutamente positivo e importante. Ma il commercio normale non può soffrire di questa situazione. Il commercio, la gente, il popolo, non i grandi, né i grandi finanzieri, né i professionisti, ma io sto pensando a chi abita in campagna, che troverà sempre la possibilità di scambio, perché io mi trovo in questa situazione, per esempio a Voghaneo, se io vado in alcune fattorie a comprare del vino piuttosto che degli altri alimenti, e non hanno la possibilità di incassare, quindi ti chiedono il contante. Ecco. Ma è un'area molto diffusa, questa medio-bassa, ma molto diffusa. Poi se sono cifre più grandi chiaramente si passa alla carta di credito. Ma sì, è auspicabile poi che una delle evoluzioni dell'euro digitale sia proprio questa, quello che si parlava anche prima, che sia priva di commissioni. Perché uno degli elementi che strozza e che impedisce di fatto che anche il piccolo venditore, il venditore di prossimità, il coltivatore diretto che possa vendere i propri prodotti attraverso il bancomat o la carta di credito, è proprio perché ci sono dei costi di commissione che non sono i nostri costi, sono costi molto superiori per l'esercente, E per cui è auspicabile che ci sia anche questa innovazione. Poi il fatto che ci sia la crisi del commercio, chiamiamolo di prossimità, questo è un altro discorso, c'è l'attacco fortissimo della grande distribuzione, che fra l'altro di tutto quello che è digitale, la grande distribuzione ne fa veramente incetta ed è uno degli elementi più importanti. Pensiamo alle forme con cui noi andiamo a comprare al supermercato, oppure in qualsiasi negozio, dove abbiamo le carte fedeltà di qualsiasi cosa, di qualsiasi esercizio commerciale, ma soprattutto a livello alimentare. La grande distribuzione sa in questo momento quanto deve essere l'approvvigionamento di latte il giovedì sera, probabilmente, perché oramai c'è una statistica e un trend che è già appurato. Certo, il Covid ha sballato un po' queste cose, cioè queste forme che sono forme di controllo possono essere viste anche come forme di organizzazione, però chiaramente sono un attacco molto profondo a quella che è il produttore, il diretto, e non è un caso che la filiera sia sempre più lunga anche tra la produzione e la vendita, appunto attraverso la grande distribuzione. Però ripeto, ci sono dei pro e dei contro. Io sapere a fine mese quanti soldi ho speso in abbigliamento, in alimentari, al bar, eccetera, eccetera, è un vantaggio anche per le economie. Io questo lo uso ad esempio anche come strumento non di controllo, ma di spiegazione di come funziona il mondo a mio figlio anche. Lui sa esattamente quanto ha speso per ogni cosa della sua vita quotidiana.
Una volta io personalmente tenevo traccia proprio il taccuino per capire la mia contabilità quotidiana. E certo, adesso è tutto più semplice. Ci sono le due facce della medaglia. Bene. Come quelle della moneta, insomma. Allora, passiamo al secondo contributo, che ci spiegherà un po' meglio cosa succede in Cina, che hanno già applicato questo sistema. Introdotto nel gennaio del 2022, lo yuan digitale cinese è già una realtà e in un anno e mezzo ha raggiunto un volume di transazioni pari a 250 miliardi di dollari. Lo scorso 19 luglio, durante una conferenza a Singapore, il governatore della People's Bank of China ha dichiarato che alla fine di giugno la moneta digitale della banca centrale aveva registrato transazioni per 1,8 trilioni di yuan, spiegando che dal lancio iniziale, come si diceva nel gennaio 2022, erano state effettuate quasi 950 milioni di transazioni da circa 120 milioni di wallet e portafogli elettronici per un importo medio di 260 dollari. Secondo un report di Reuters, sempre del 19 luglio scorso, alla fine di giugno erano in circolazione 16,5 miliardi di yuan digitali, che rappresentano solo lo 0,16% dell'offerta monetaria cinese. L'adozione dello yuan digitale quindi è ancora minima rispetto al 1,4 miliardi di abitanti della Cina e finora è stato utilizzato principalmente per i pagamenti al dettaglio nazionali, con alcune prove a Hong Kong. Il quotidiano South China Morning Post ha riportato che la Bank of China di Hong Kong ha iniziato a sperimentare un nuovo sistema di pagamento transfrontaliero in yuan digitali per i clienti della stessa banca presso alcuni negozi al dettaglio di Hong Kong. Secondo il giornale, la sperimentazione è stata avviata nel tentativo di promuovere ulteriormente l'uso transfrontaliero della moneta digitale di Pechino ed è la terza sperimentazione dello yuan digitale cinese a Hong Kong. Per questo la banca centrale di Pechino sta lavorando per integrare la funzionalità di smart contract nello yuan digitale per ampliarne i casi d'uso. I 250 miliardi di dollari di transazioni in yuan digitali comunque rappresentano un aumento di oltre il 70% rispetto al numero dichiarato dalla banca ad agosto dello scorso anno. Siamo comunque ancora molto lontani dall'ammontare del valore elaborato da alcune delle più grandi blockchain pubbliche del mondo. Il Bitcoin continua ad essere in vetta alla classifica con 8,2 trilioni di dollari nel 2022 e con un valore della moneta attuale di circa 33.000 euro, tutti sulla fiducia, ricordiamo. Le valute digitali delle banche centrali dei paesi sapranno dunque avere la stessa attrattiva? Difficile dirlo, anche perché un euro digitale in qualità di moneta della banca centrale sarà garantita dalla stessa banca. Come tale sarebbe privo di rischi, perché le banche centrali hanno il mandato di preservare il valore della moneta indipendentemente dalla sua forma fisica o digitale. Difficile comunque che riescano a erodere il potere delle criptovalute da anni ormai sul mercato, valute che rappresentano uno strumento di speculazione, riciclaggio, di pagamenti sommersi o meno che siano, ma che sono comunque al di fuori dei canali di controllo del sistema bancario internazionale. Prego, Cavallari. Questa sperimentazione ci aiuta un pochettino oppure ci sarà molta strada da fare? Perché chiaramente cambia tutto. Dipende come verrà fatta. Sì. E la logica delle criptovalute come Bitcoin, nata appunto sulla sfiducia delle banche col crollo della Lehman Brothers, aveva una idea alla sua base, che era quella di dire questa valuta avrà un valore e una capacità di scambio a prescindere dalla tenuta del sistema bancario. Sarà scambiabile, viene messa sul mercato e vivrà di vita propria e non sarà condizionata da un governo. Questa è un po' la validazione viene fatta tramite le migliaia e migliaia di nodi, quindi direttamente dalla gente, e vi può essere scambiata direttamente saltando gli intermediari finanziari. È una rivoluzione, evidentemente, concettualmente parlando, con i suoi pro e i suoi contro.
Quindi se qualcuno crede poco, come può succedere durante una guerra, una grande crisi, nelle autorità governative, la criptovaluta potrebbe avere un aumento di valore tanto quanto l'oro. Se invece noi crediamo nelle istituzioni governative e nella tutela che loro possono dare alla stabilità monetaria e preferiamo quel tipo di soluzione, cioè qualcuno che ci aiuti ad avere la stabilità del valore di questa valuta, ci affidiamo ad un'istituzione che tenti di farlo. Ovviamente questa soluzione, seconda soluzione, funziona meglio in tempi di pace che non in tempi di grande crisi. E su questo si basa il valore della valuta. Però, quindi io non demonizzerei le criptovalute, sono un mezzo di scambio. Fino a quando non c'erano, la mafia ha sempre vissuto bene lo stesso, ha scambiato denaro lo stesso. Non è che adesso la cripto sono il ricettacolo. Sì, è un altro strumento. Solo che fa un po' paura che non sia sotto il controllo di nessuno. Ci sono i suoi pro, ci sono i suoi contro. Cioè, se non domani, visto che poi queste criptovalute sono state alimentate con dollari, con euro, con altra moneta, no? E se spariscono, cosa succede? Non può sparire, è un codice. Il codice non sparisce a meno che non sparisca la corrente elettrica dal pianeta. No, la fonte, diciamo, che gestisce tutto questo traffico di denaro e questo, diciamo, tutto questo commercio di denaro, se a un certo punto chiudono il rubinetto, cosa succede? È lì il bello dell'idea. Cioè, mentre esiste un governo sul quale devi avere la fiducia, che è la BCE, che valida gli euro, di fatto, o la Fed che valida i dollari, il concetto delle criptovalute tradizionali, non queste nuove dell'euro digitale, è quello di avere fiducia nella gente, nel mercato distribuito. Chi valida questa moneta non è un'autorità centrale, quindi non è colpibile, perché dovresti colpire 150.000 nodi contemporaneamente. È praticamente impossibile. Ma chi tira le fila? Chi non tira ci sono file. Non ovvio c'è. Che qualcuno, ci sono state delle speculazioni su chi ha fatto partire questo progetto. Sì. È stata veramente una persona, è stato un team, è stato un governo, è stato un servizio segreto di qualche governo. In realtà non lo si è mai capito. E non si saprà mai. Chi lo sa, vedremo. Se non fatto è un esperimento talmente interessante che è difficile credere che sia nato da una persona sola, ecco, diciamo questo. Perché sovverte i principi cardine dell'intermediazione finanziaria e della circolazione della moneta, che addirittura passerebbe di mano in mano senza bisogno di nessun intermediario, senza bisogno di nessuna banca, senza bisogno di commissioni. Un'autorità centrale. Allora, se l'autorità centrale ha il controllo del codice e quindi si intende che la criptovaluta è centralizzata, come penso sia lo yuan crittografico, devo essere sincero, non l'ho studiato. Allora il governo centrale, tramite la sua banca, potrà bloccare quel codice. Se invece si intende la criptovaluta digitale come sistema decentralizzato, come quelle che viaggiano adesso sul mercato cripto, questo codice non può essere bloccato da nessuno, perché viaggia per conto suo, a meno che non sia depositato presso il wallet di un exchange sotto controllo governativo. Lo può bloccare quello che l'ha inventato. Nemmeno lui. Perché? Perché sono le centinaia di migliaia di nodi che valutano che validano il passaggio di una cripto all'altra e il ledger è distribuito su una quantità immensa di persone. È una questione semplicemente statistica. Sì, ma questo vale per le quotazioni di borsa piuttosto che il valore della moneta. Ma chi la fonte di questo potenziale energetico? Perché l'abbiamo visto con la Popolare di Vicenza, che a un certo punto ha chiuso le porte e la gente è rimasta fuori. E conoscevamo chi era il responsabile, adesso non conosciamo nemmeno quello, professor Darè. Non conoscendo chi gestisce questa cosa, ci sarà un software che è gestito da qualcuno negli interessi di qualcun altro?
ovviamente tutti quelli che mettono denaro dentro concorrono a aumentare il valore o diminuire il valore del Bitcoin, che in questo momento sono in funzione. Ma non abbiamo un governo oppure una banca centrale che corrisponde. Il giorno che spengono, cosa succede? Perché c'è qualcuno che ha il potere di spegnere, prego, e non le autorità. Diciamo. Nel senso che proprio, e qui parliamo tecnicamente, sì, deve venire meno la corrente elettrica, diciamo, in tutto il pianeta, cioè deve esserci una catastrofe, diciamo, non una semplice, che abbiamo una semplice guerra dove comunque muoiono centinaia di migliaia di persone, ed è una situazione drammatica. E il contesto è completamente diverso. Tutte le ipotesi che sono state fatte prima sulla nascita delle criptovalute, o del Bitcoin in particolare, che è solo una delle tantissime criptovalute che ci sono, quella più famosa. E oggettivamente non c'è, è difficile ipotizzare che tutto nasca da una singola persona, probabilmente che ci sia una progettualità, diciamo, e una strategia dietro. Certo che effettivamente però non è come un rubinetto che si chiude, perché vorrebbe dire come chiudere tutti i rubinetti in contemporanea. E non sarebbe un grosso problema, ma non saremo qua a discuterne sicuramente quando questo avverrà, insomma, ecco, perché saremo di fronte a una situazione catastrofica da tanti. Parliamo di Bitcoin, non degli euro. No, parliamo di Bitcoin, ma a quel punto, quando se dovessero venire meno i Bitcoin, verrà meno anche l'euro e verremo meno tutti noi, anche, insomma, sì, ecco. Sì. Ho capito. Va bene. Grazie della vostra informazione, speriamo che i telespettatori non prendano paura in questa nuova epopea dell'euro e che vada tutto bene, ma soprattutto quello che è importante è che nello scambio del denaro non avvenga una sottrazione come avviene in questo momento con le carte di credito, e quindi il denaro praticamente le banche un po' alla volta se lo mettono in tasca e sparisce questo e arricchisce sistematicamente, arricchiscono le banche. In questo caso, se invece è la banca centrale che non ha interesse a fare questa operazione, sarebbe un passaggio in più e aiuterebbe anche il commercio. Grazie. Certo, staremo a vedere, cercheremo di capire come evolverà quello che sarà un esperimento, ricordiamo i telespettatori, dal 1° di novembre, quindi siamo prossimi. Grazie al dottor Massimo Cavallari per essere stato con noi e grazie al dottor Dario Darè per averci aiutato un po' a percorrere questa strada che non è semplice neanche da capire. C'è da dire che ormai siamo anche abituati ad essere connessi, lo siamo con i nostri cellulari, con i computer, ma anche con tutti i dispositivi elettronici che utilizziamo, dagli orologi che sono collegati al telefono, quindi avere anche il denaro, tra virgolette, seppur virtuale, sul telefono sarà sicuramente un'ulteriore comodità, anche se, come abbiamo detto, sarà anche un altro strumento di controllo. Bene, grazie per essere stati con noi. Per i telespettatori un breve break pubblicitario, poi ne abbiamo accennato in questo spazio del Memento. Dopo la pubblicità parleremo della situazione di queste guerre diffuse che sono ormai presenti in tanti punti d'Europa. C'è l'apertura di Erdogan alla Svezia perché possa entrare nella NATO, ma ci sono le manovre nel Nagorno-Karabakh, in Armenia, sempre con la Turchia. Poi ci sono le vicende legate alla guerra in Ucraina e lo stato di salute di Putin, dal tumore alla leucemia fino a qualche giorno fa al presunto infarto, e poi ovviamente la tragedia che si sta consumando in terra, nella Palestina e in Israele. Ma ne parliamo tra poco.